È chiaro che anche se questo discorso non parla esplicitamente dell'Eucaristia, per noi cristiani che lo ascoltiamo con tutti questi riferimenti al pane, al mangiare, al bere, è ovvio che ci fa pensare molto a quello che celebriamo ogni domenica, anche se non è l'unico luogo dove noi possiamo gustare e vedere quanto è buono il Signore. Allora, ecco, una chiave di accesso a questo discorso che, come vedremo domenica prossima, è sempre molto difficile anche per noi, finirà male, questa lunga spiegazione di Gesù. Un modo per provare a raccogliere la provocazione che Gesù cerca di fare con queste parole così abbondanti, lo potremo cogliere dalla prima lettura, dal libro dei Proverbi, dove già nei tempi antichi Dio faceva risuonare questa voce. C'è qualcuno inesperto? C'è qualcuno privo di senno? Venga e mangi. Cioè c'era questa simbologia che usavano i sapienti, i profeti, per parlare a nome di Dio. Perché Dio si rendeva conto che noi, oltre a essere tante cose, siamo soprattutto inesperti. Di che cosa? Di Lui, di Dio, dell'amore di Dio, delle cose più grandi della vita. Cioè, non ne abbiamo ancora un'esperienza forte, convincente. Come rimedia Dio a questo problema? Ci dà da mangiare, ci fa fare esperienza di Lui, della sua bontà, del suo amore. Come fa una mamma, un papà a crescere un fagottino di bambino o di bambina? Lo nutre e attraverso quel nutrimento gli fa capire che gli vuole bene, che può crescere, che può camminare in libertà, che non deve sempre guardarsi le spalle, che può sbagliare, ridere, giocare. E tutto ruota attorno alla mensa, che è il luogo simbolico dove questo amore, questa fiducia si trasmettono. Dio fa così con noi. Capite che cos'è l'Eucaristia? È questa lenta, continua ripetizione che Dio fa del suo amore per noi, in attesa che noi ne diventiamo un po' esperti, consapevoli. Ecco, però qui dovremmo forse avere il coraggio di dire: ma vuoi vedere che sono anni che vengo a messa e non ne sono ancora così tanto esperto? Magari sì, ascolto l'omelia, ecco, prendo l'ostia, ma magari di tutto il pacchetto messa, boh, non è che ci ho ancora capito tanto. Tant'è che a volte, se l'omelia non mi piace, se il prete celebra male, mi sembra che la messa non abbia senso. Perché dico questo? Perché è evidente che le chiese si stanno svuotando. I ristoranti di Milano mi sembra che non abbiano questo problema. Sollevo la domanda, come mai? Vuoi vedere che i clienti di questo ristorante, cioè noi, non entriamo e usciamo con tanto entusiasmo in modo da attirare gli altri a venire a mangiare il corpo, la carne di Cristo? Magari cerchiamo di dire: guarda che la messa è importante, è domenica, è oggi, te lo ricordi? Facciamo così a volte, no? Per tentare di fare il marketing della messa e non funziona. Perché l'unica pubblicità, che contagia gli altri è vedere qualcuno uscire da un luogo contento, sazio. Io credo che siamo in un momento della storia della Chiesa dove tutte le cose le dobbiamo riscoprire, ne dobbiamo fare un'esperienza nuova, viva. Perché è chiaro che è bellissima la messa, ha un gran senso se ci fermiamo un attimo a capire. È il gesto più importante che possiamo fare di tutta la settimana. Perché? Perché veniamo qui, apriamo le mani e riceviamo l'eternità, il corpo e il sangue di Cristo. Ma che vogliamo di più? Quindi è ovvio che è una cosa importante. Ma se questo concetto, questa cosa, no, che magari tutti crediamo, non è un'esperienza viva per noi, difficilmente tocca la nostra vita e ancora più difficilmente tocca la vita degli altri. Per questo il discorso di Gesù, capite, a un certo punto arriva a un punto molto delicato e la gente reagisce perché dice così: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Io credo che c'è un momento nella vita di ciascuno di noi in cui dobbiamo chiederci: ma la messa, ma è davvero vera? Cioè noi mangiamo veramente il corpo e il sangue di Cristo? Sapete che i cristiani erano stati criticati nei primi secoli di essere dei cannibali, perché dicevano di venire a mangiare la carne di un uomo, Cristo. Noi abbiamo questa impressione quando veniamo a messa.
Io ricordo che quando ero piccolo, la suora ci diceva che quando arrivava l'ostia in bocca, guai a te se dovevi, se la toccavi con i denti, perché facevi male a Gesù. C'era, capite, questa aberrazione di significato. Perché sì, è il corpo di Cristo, ma nel Vangelo c'è scritto che lo dobbiamo addirittura masticare. Chi non mastica la mia carne non ha la vita eterna, dice Gesù. Cioè Gesù si è fatto pane proprio perché vuole essere azzannato. Anzi, sollevo pure una critica a noi, alla Chiesa, perché Gesù dice: se non mangiate la carne e non bevete il sangue, non avete la vita. È ancora tutta da spiegare perché solo il sacerdote beve il vino. Adesso che magari rimarremo in pochi, forse riusciremo a condividere anche il vino, perché è importante anche quello, perché questo è un banchetto. Dovremmo assaporare tutti i gusti dell'Eucaristia. Sapete perché diamo soltanto l'ostia? Per questioni pratiche, che sarebbe molto complicato dare il vino a tutti. Poi dopo il Covid, vi lascio immaginare, le complicazioni sono aumentate all'infinito. Ma perché sarebbe intelligente, sarebbe opportuno bere anche il vino? Perché noi dovremmo proprio convincerci che stiamo masticando l'amore di Dio per noi. Cioè che in quel pane e in quel vino dovremmo saper riconoscere che Dio ci vuole bene, così come siamo arrivati a messa, con i nostri dubbi, con i nostri errori, con le nostre fragilità. E si fa nostro cibo, quasi a chiederci: ti sei convinto che ti voglio bene? Riesci ad accogliere questo pane, questo vino in modo gratuito? O pensi ancora che te lo devi conquistare, l'amore, il mio riconoscimento? Capite? Questa era la parte dura del discorso di Gesù, che stava cercando di dire a quelle persone 2000 anni fa che l'ultima prova, l'ultimo indizio, l'ultimo segno che Dio gettava sulla terra per convincerci del suo amore era Lui stesso. E siccome stava per andare sulla croce a dimostrarcelo, e non poteva prendere la croce, spezzettarla in 1000 pezzettini e distribuirli per tutta l'eternità, ha fatto un gesto simbolico prima di morire, dicendo: ripetete questo gesto. Se avrete un po' connesso il cervello col cuore, con la sensibilità, vi renderete conto che è tutto vero. Io resto con voi proprio in quei segni, così piccoli, così semplici, ma se voi li capite, queste parole non vi scandalizzeranno più. Chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non ha la vita. Facciamo un test, ci crediamo davvero? Io vi confesso che parte della mia adolescenza e della mia giovinezza, io non sono venuto a messa e non sono morto. Non mi sembrava di non avere la vita, facevo tante cose, tantissime. Dopo un po' di anni mi sono accorto che dentro mi mancava la vita, mi mancavano i sorrisi, mi mancava la speranza, mi mancava la gioia, perché tutte le cose che facevo iniziavano e finivano con me. E non andavo molto oltre. Allora, quando sono tornato a messa, un giorno così, mosso da Dio, catapultato in una chiesa da Dio, ho capito perché la messa era così importante. E Dio è stato così abile con me che mi è piaciuto così tanto tornare a messa che ho cominciato ad andarci ogni giorno. Perché quando ho capito che lì c'era la vita, io ho detto: io la vita me la prendo tutti i giorni. È chiaro che non sempre c'è questa sensazione. Figuratevi, poi un sacerdote che la deve celebrare ogni giorno, la messa, ogni tanto il rito prevale, la noia, la monotonia, la ripetizione. Però la domanda importante: abbiamo una qualche esperienza di quello di cui stiamo parlando? Di quello di cui parla Gesù? Perché altrimenti trascinarci a messa soltanto perché è un precetto, perché qualcuno ci ha detto che è una cosa importante, capite che non può darci la vita. Mentre se noi capiamo cosa stiamo facendo, boh, non so, io penso che le chiese si ripopoleranno. Perché dov'è a Milano che si può mangiare la carne di Dio? C'è la fiorentina, c'è il wagyu, c'è il sushi, ma la carne di Dio, dove la mangiamo? Se non tra noi pazzi che crediamo che ripetendo le parole di Gesù scende lo Spirito Santo, quel pane e quel vino diventano veramente un sacramento, un farmaco di eternità.
E come fa a dire Gesù, chi mangia la mia carne ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno? Perché è come, capite, fare l'amore con Dio. Se noi e Lui ci uniamo, come due corpi che si uniscono, ma certo che abbiamo la vita eterna, ma certo che ci risusciterà nell'ultimo giorno. Capite, se non è una formalità, se è vero quello che stiamo facendo, se sono gesti e parole d'amore quelle che ci scambiamo con Dio, ma è ovvio che noi siamo già risorti. Cioè, non ancora, tecnicamente dobbiamo ancora morire, ma ci farà risorgere. Non aspetta altro che fare quello che ha fatto già Lui. Forse, ecco, per non volare troppo alto, anche se questo è quello che ci dice Gesù, dobbiamo rimettere a fuoco quello che realmente succede quando noi veniamo a celebrare questo grande mistero. Lo dice Gesù alla fine. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Forse è questo il motivo per cui la messa ogni tanto ci annoia e smettiamo di venirci. Perché quello che accade, in fondo, è soltanto questo, che rimaniamo insieme, come due amici che si trovano a bere un caffè o che parlano un attimo. A questo ci serve la messa, perché Cristo rimanga in noi e noi rimaniamo in Lui, come due persone che si abbracciano. Questo è il fine della messa, nessun altro. Ma se noi capiamo che la relazione con Cristo è la cosa più importante della nostra vita e da questo dipenderà il suo esito, penso che sia una cosa importante stare un attimo insieme, come fra due amici veri, come fra due amanti veri, come fra due persone che hanno bisogno ogni tanto di toccarsi, di guardarsi, di parlarsi. Perché quel piccolo gesto ravviva la relazione. Però ecco, non è l'unica cosa che succede quando noi veniamo a messa, che restiamo insieme. Gesù dice anche, come il Padre ha la vita, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è una promessa meravigliosa. Chi mangia me, dice Cristo, vivrà per me. Vivrà a causa mia, vivrà in prospettiva di me, vivrà dentro di me. Per questo, capite, il momento della messa in cui, ve lo dico, vi faccio così una critica generica che può andare bene per qualsiasi assemblea, il momento in cui l'assemblea dovrebbe manifestare questo è quando alla fine della preghiera eucaristica il sacerdote, alzando il pane e il vino, che ormai sono il corpo e il sangue di Cristo, dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. Lì quell'amen che dovrebbe dire l'assemblea dovrebbe essere tipo quelli che si fanno a San Siro. Cioè, amen! Capite? La cosa più immensa che ci stiamo dicendo, cioè, alziamo quel pane e quel vino che diventerà il nostro cibo e tutti esultano dicendo, sì, sono venuto per questo. Voglio questa vita. Voglio vivere al modo di Cristo. Lo voglio mangiare, questo pane. Per questo nella seconda lettura, vedete, era tutto qui il discorso di Paolo. Fratelli, fate attenzione al modo di vivere. L'Eucaristia ci ritocca il modo di vivere, non ci fa miracoli, eh? Comportandovi da saggi, facendo buon uso del tempo. Questi sono gli effetti collaterali della messa. Che noi diventiamo saggi, usiamo bene il tempo, comprendiamo qual è la volontà del Signore. E soprattutto, l'ultima cosa meravigliosa che scrive Paolo è rendendo continuamente grazie per ogni cosa. Ci tira fuori la gratitudine. Perché una volta che tu hai mangiato la carne di Dio e sei convinto che hai la sua vita e che Lui ti risusciterà nell'ultimo giorno, ti viene da dire grazie. Ma così, proprio, anche se ti buttano dell'acqua addosso passando con la macchina velocemente. Perché? Perché tutto ruota attorno a qualcosa di molto bello, che diventa vivo, che diventa vero. E allora viene fuori la gratitudine, che è la prima spia, che invece ci dice quando stiamo tornando lontani da questa esperienza. Quando smettiamo di dire grazie, di essere nella gratitudine, vuol dire che siamo un po' in anoressia spirituale. Vuol dire che il corpo e il sangue di Cristo non ci stanno nutrendo l'anima, il corpo. E allora nessun problema. Chi è inesperto, venga. La messa non è
il pranzo dei VIP, dei bravi e degli eletti, è il pasto dei poveri, delle persone umili che riconoscono che tutto questo non lo hanno ancora molto sperimentato, ma ne sentono il desiderio. E allora si avvicinano umilmente e tornano a casa con gioia.